Apertura di stagione, Margherita Baratta, questa prima prova nazionale area nord a Chiavari, di spada in vista dei tricolori di La Spezia che arriveranno nella prossima estate. Come giudichi questa partenza? Diciamo che ho tirato abbastanza bene il girone, ero tranquilla, quindi l'importante è anche essere tranquilli. Sul lato del, diciamo, fisico, purtroppo ora non mi sto allenando tantissimo perché anche con lo studio sto cercando un po' di inserire tutto insieme, anche perché studio all'estero, quindi non sono più a Genova e mi viene molto difficile, però piano piano cerco di nuovo di ricostruire tutto per avere una stagione un po' più piena di emozioni e risultati. Il tuo amore per la scherma però è sempre forte. Raccontiamo appunto come nasce quella che è una passione di famiglia. Appunto, una passione di famiglia, quindi papà ci ha tramandato questa passione già da quando ero in seconda elementare, andavo in palestra, conoscevo tutti, cioè quindi era più un divertimento, non lo vedevo come uno sforzo andare a schermo, comunque allenarsi mi piaceva e quindi era sempre un piacere e lo è ancora ora. E perché lo consiglieresti ad altre ragazze? Perché è un modo di liberarsi, comunque anche un allenamento per la concentrazione, la tattica, comunque è uno sport che hai bisogno di più ambiti, quindi appunto la concentrazione, tattica e il fisico anche. Ancora oggi che sei impegnata nello studio, e raccontaci anche che tipo di studi, quanto tempo dedichi agli allenamenti? Allora, ora studio all'estero in Germania, fisioterapia vorrei iniziare e quindi appunto ho cambiato città e purtroppo nella città in cui sono ora non ho una palestra lì, quindi devo muovermi col treno un'ora avanti e indietro. E purtroppo ora non riesco a allenarmi tutti i giorni e proverò e spero di riuscirci. Ti sei posta comunque un obiettivo sportivo per questa stagione? Più che un obiettivo personale è riuscire a dare sempre il meglio di me e dimostrare che comunque si riesce a collegare tutto bene. Sono comunque sempre forti i contatti con il maestro nonostante la distanza? Sì, ci sentiamo sempre per comunque parlare di scherma appunto e confrontarci.